Siamo davvero alle porte di Cortona On The Move, 14ª edizione. Facciamo un panorama delle mostre che ci saranno quest'anno. Le mostre iniziano giù a Camuscia, accanto alla stazione, la stazione C, come abbiamo chiamato lo spazio bellissimo che abbiamo lì, con una mostra sul tatuaggio, sul corpo come tela, e fino ad arrivare qui alla Fortezza Girifalco, che abbiamo una mostra sulla fine del corpo, su come si possa raccontare quello che non vogliamo vedere, che è la morte. E fra queste ci sono 22 mostre, 4 mostre collettive, che raccontano il corpo in tutte le sue sfaccettature possibili, da mostre per bambini che raccontano come i libri per bambini possano essere illustrati da fotografie, anzi sono particolarmente belli così, fino alla mostra di Miriam Bullos, che racconta dei desideri femminili dal punto di vista di una donna. Questa è la prerogativa di Cortona, di guardare tutti gli aspetti della fotografia e avere mostre che siano sia il massimo della fotografia per gli addetti ai lavori, ma aperte a un pubblico vasto, non elitario. Partiamo l'11 luglio, appunto domani in Piazza Signorelli, e fino al 14 luglio offriremo tantissimi eventi che permetteranno di mettere al centro la fotografia e non solo. Sicuramente tra gli ospiti di punta Chiara Tagliaferri e Nicola Lagioia, due scrittori e due intellettuali del nostro tempo che sono stati invitati da Cortona a curare una mostra in collaborazione con l'Archivio Alinari, nell'ottica di produzione e di offerta sempre di contenuti inediti in linea con la mission del festival. Avremo poi anche un altro importante scrittore che è Paolo Di Paolo, che era candidato poco fa al Premio Strega, che purtroppo non ha vinto, che sarà protagonista di un talk insieme ad Antonio Carloni, il vice direttore di Gallerie d'Italia, insieme a Cristina Nadotti, giornalista di Repubblica e due dei fotografi che fanno parte del collettivo Cesura, per parlare di cronache d'acqua, parlare della siccità quindi nel nostro paese, in particolar modo nel nord Italia. E poi tantissimi altri contenuti che sono fruibili quest'anno per la prima volta anche dai bambini. Venerdì mattina e sabato mattina saranno offerte insieme al grande fotografo Jan van Holleben, e saranno realizzate all'interno dello spazio espositivo in cui viene offerta per la prima volta una mostra per bambini, una mostra di fotolibri dedicata ai bambini, dal titolo Giro Giro Corpo. Cortona On The Move continua a strizzare l'occhio anche ai cittadini cortonesi con un imperdibile biglietto gratuito. Esattamente, anche quest'anno per tutti i residenti del comune di Cortona l'accesso alle mostre sarà gratuito, e il rafforzamento della dimensione territoriale per noi è molto importante, motivo per cui abbiamo quest'anno anche una nuova collaborazione con Arezzo Wave, per cui il 18 luglio all'interno della Fortezza del Girifalco ci sarà la serata Cortona On The Wave, che vedrà quattro band esibirsi sul palco della fortezza. Cortona On The Move attira molto turismo. E ogni anno i numeri sono in crescendo, quindi un plauso a tutti gli organizzatori di Cortona On The Move, e l'amministrazione sarà sempre al loro fianco, perché è una mostra, è un festival che merita.